separa il Marocco da Repubblica Democratica Sahrawi, Mauritania e Algeria. Queste piste di sabbia e roccia vulcanica attraversano il Sahara occidentale. Per 2600 chilometri fiancheggiano il muro più lungo del mondo. Oltre questa barriera, 100.000 marocchini armati e invisibili fronteggiano da 25 anni i soldati del Fronte Polisario. Formato da 6 tronconi, il muro della discordia è stato costruito dai marocchini in più riprese dal 1981 al 1986 e ancora oggi costituisce una linea difensiva continua dal sud Marocco fino alla costa atlantica, a nord della Mauritania. Centinaia di radar, batterie di artiglieria, sistemi elettronici di sorveglianza e di intercettazione sono installati tra le dune nei numerosi posti di guardia costruiti a distanze regolari. Dal 1991 le armi tacciono. I caschi blu controllano un territorio di circa 266.000 km quadrati. Tra i soldati di 30 paesi della missione Minurso ci sono anche 5 italiani. Dopo anni di trattative diplomatiche, nel 1997 in Texas, con la mediazione dell'ex segretario di Stato americano James Baker, le due parti hanno accettato lo svolgimento di un referendum. I termini del referendum sono: da un lato l'integrazione con il Marocco, dall'altra l'indipendenza della popolazione saharawi. L'ONU è arrivata a censire con molte difficoltà e con criteri contestati dal Marocco 86.381 aventi diritto, un importante successo politico per il popolo saharawi, che in caso di vittoria rimarrà nel suo territorio, mentre i marocchini dovranno rientrare nei loro confini precedenti al 1975. Agli attuali 600 uomini delle Nazioni Unite si affiancheranno quelli dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, che dovranno garantire sistemazione logistica e sicurezza ai Sahrawi che avranno ottenuto l'indipendenza. Si vuole evitare un bagno di sangue. I Sahrawi sono arabo-berberi e di religione musulmana sunnita, come i marocchini, ma problemi economici e commerciali potrebbero innescare violenze. A bordo di un fuoristrada partecipo ad una missione di controllo di routine con i caschi blu lungo il muro della discordia nel territorio occupato dai marocchini. Procediamo lentamente seguendo la mappa e con gli occhi incollati al monitor del GPS, l'apparecchio satellitare che permette di conoscere l'esatta posizione. Un errore fuori pista potrebbe costare caro, è già capitato a qualcuno di saltare sulle mine. Durante una breve sosta riesco a distinguere alcune postazioni marocchine ben mimetizzate. Nulla di eccezionale, ma per un reporter è una testimonianza rarissima. Il comandante irlandese alla guida e l'ufficiale italiano raccontano la vita dura nel deserto, ai confini del mondo, con temperature medie di 50 gradi. Saluto i caschi blu. Il mio viaggio continua nella zona liberata controllata dal Fronte Polisario. L'incontro con i Sahrawi, provenienti dall'Algeria, avviene in pieno deserto. Poche persone al mondo hanno visto questo paletto di ferro e cemento. Potrebbe indicare un pozzo di acqua potabile, ma non è così. È il confine di Stato della RSDA, Repubblica Araba Sahrawi Democratica, proclamata il 27 febbraio del 1975, subito dopo la partenza dell'ultimo colonizzatore spagnolo dal territorio dell'ex Sahara occidentale. Attualmente questa repubblica è riconosciuta da 79 paesi. Con l'aiuto di rare immagini di repertorio, riassumiamo un pezzo della sua storia moderna. Il 20 maggio 1973 alcuni Sahrawi assaltano il posto militare di El Kanga. Armati solo di vecchi fucili, colgono di sorpresa la guarnigione spagnola e liberano Mustafa El Wali, primo segretario del Fronte Polisario. Appena 10 giorni prima,
si era tenuto il congresso costitutivo del Fronte di Liberazione del Saguia, della Ambra e del Rio de Oro, Fronte Polisario appunto. Si trattava di un gruppo ancora modesto di nazionalisti saharawi impegnati a battere il colonialismo spagnolo che da circa mezzo secolo occupava la loro terra e far cambiare idea ai dirigenti di alcuni paesi magrebini che da tempo rivendicavano diritti su un territorio desertico ma strategico per gli scambi commerciali tra l'Africa nera, il Mediterraneo e l'Europa. Nel 1975, sotto la pressione internazionale e dopo un accordo tripartito, a Madrid la Spagna cede il territorio del Sahara occidentale a Marocco e Mauritania, che, forti del via libera, invadono subito il territorio sahrawi. I marocchini scendono da nord, mascherando l'invasione come pacifica marcia verde di 3.000 contadini in cerca di terre da lavorare. I mauritani entrano da sud. Inizia così l'esilio del popolo sahrawi. Per impedire lo smembramento sociale e culturale tipico dell'esilio, i capi raccolsero la popolazione nei campi profughi nella zona di Tindouf, città del sud Sahara algerino. Ancora oggi, dopo un quarto di secolo, i 150.000 sahrawi mantengono la struttura logistica originale. Anche i nomi dei villaggi sono gli stessi di quelli lasciati al momento dell'esodo. Altri 150.000 sahrawi sono sparsi nei territori occupati, nelle Canarie e in vari paesi del mondo. Questo villaggio si chiama Rabbouni ed è la capitale della RSDA. Qui ha sede Parlamento e la Presidenza. Arriviamo mentre nelle vicinanze si sta svolgendo il congresso che ha rieletto segretario generale Mohamed Abdelaziz, che è anche Presidente della Repubblica. 54 anni, ha passato gran parte della sua vita combattendo. Il problema del Sahara occidentale è un problema di decolonizzazione. È stato trattato dalle Nazioni Unite, dall'OUA, dalla Corte di Giustizia dell'AIA. Tutti hanno riaffermato il nostro diritto di autodeterminazione. Per questo obiettivo il popolo sahrawi ha organizzato l'esercito del Fronte Polisario. L'ONU e l'OUA hanno realizzato un piano di pace sulla base di un referendum di autodeterminazione libero e giusto. Dal 1992 siamo impegnati ad organizzarlo, ma il governo del Marocco, che ha aggredito il nostro paese nel 1975, continua a porre ostacoli. Il nostro paese è membro dell'Organizzazione dell'Unità Africana. L'Algeria, paese confinante, riconosce la RSDA e sostiene la nostra battaglia per il referendum. La sua posizione è conforme alle Nazioni Unite. Noi speriamo che l'Europa agisca nel senso della legalità internazionale e ci sostenga. La vita quotidiana nei villaggi rispecchia l'organizzazione tipica tradizionale, anche se in pochi decenni sono passati dal nomadismo alla vita sedentaria. Nel piccolo ospedale, i pazienti più numerosi sono quelli colpiti da esplosioni di bombole di gas usate per l'illuminazione e per far da mangiare. In giro si vedono pochi uomini. Sono le donne a mandare avanti la vita nei villaggi e sono protagoniste nei settori più importanti, come la scuola e l'educazione sociale. Seguiamo le piste dei territori liberati dal Fronte Polisario. Ci orientiamo seguendo i numeri dei chilometri scritti con la vernice su vecchi copertoni di camion. Questa costruzione di mattoni di sabbia è un posto di dogana della RSDA. C'è l'obbligo di fermarsi. Nessuno chiede documenti, sanno chi sono e conoscono i miei accompagnatori. I militari offrono un recipiente di ferro contenente latte fresco di cammella. Poi ci danno alcuni consigli da seguire lungo l'itinerario. L'autista riprende a velocità pazzesca, tra un salto e l'altro mi ritornano in mente i viaggi realizzati negli anni 70, quando nel Sahara preparavo gli itinerari per quello che poi è diventato il Raid Parigi-Dakar. Spunta un camion fermo, lo raggiungiamo. Sono camionisti sahrawi provenienti dall'oasi di Tifariti, distante 5 ore da qui. Tra un tè alla menta e qualche biscotto si conversa in lingua assania, dialetto arabo dei nomadi che l'interprete traduce in italiano.
sono diretti in Algeria, nel campo Smara, dove anche loro vivono in esilio con le loro famiglie. Al sorgere del sole salutiamo i camionisti e riprendiamo il viaggio. Nella notte è piovuto e si viaggia nel fango. Spesso ci fermiamo per cercare un passaggio sicuro e pulire i vetri. Dopo alcune ore spunta un vecchio fuoristrada. È fermo da 3 giorni per un guasto. Arriva dalla Mauritania. Padre, figlio e un cammello che se ne sta seduto comodo nel cassone posteriore viaggiano da 10 giorni. Avvicinandosi, l'uomo dice che gli siamo apparsi come un miraggio. È diretto in un'oasi vicina per vendere il cammello. Per farlo arrivare riposato al mercato, lo scorrazza. Promettiamo di avvisare qualcuno che venga a soccorrerli e, prima di andarcene, regaliamo alcune bottiglie di acqua, che in questo caso valgono più dell'oro. A pochi chilometri dal muro della Discordia, sostiamo presso un piccolo accampamento. Una donna Sarawi, forse moglie di un militare, ci riceve nella sua tenda. Agli angoli spiccano le bandiere della RSDA. Ci sdraiamo su enormi tappeti e subito si avvia il rito dei 3 bicchieri di tè. La donna vive per lo più senza il marito, bada i figli, cura la madre e alleva animali domestici. In un angolo della tenda spunta a sorpresa una bambina con una maglietta con la scritta Versace, un nome fuori luogo qui nel deserto. Chissà come è arrivata fin qua. A pochi metri dall'accampamento, oltre a vipere e scorpioni, vive questa specie di iguana. È commestibile e c'è chi ne mangia la carne cruda. Più avanti troviamo alcune rocce vulcaniche levigate dal vento e segnate da graffiti neolitici. Le incisioni raccontano un pezzo del passato, descrivono la vita arcaica che era concentrata su caccia e pesca. Qui passiamo la notte. Il giorno dopo transitiamo per il campo di Bir Lalu, uno dei 5 campi della missione Minurso. Ci fermiamo nella vicina postazione del fronte Polisario, dove alcuni militari ci identificano. Lasciamo l'auto e proseguiamo a piedi lungo un tortuoso sentiero, in fila indiana, evitando le buche scavate da colpi di mortai marocchini. Eccoci in cima al muro più lungo del mondo, alto mediamente tra 50 e 100 metri. Ci troviamo ad 100 chilometri a sud del Marocco. Milioni di mine antiuomo sono state posate lungo i 2600 chilometri del tracciato. Cammino a fianco di questi bossoli di mortaio e faccio qualche ripresa, sperando che i marocchini, dalle postazioni vicine, non mi riservino qualche brutta sorpresa. I militari vogliono ridiscendere subito e mi chiedono di non far riconoscere questo posto. Non molto lontano si trova una postazione militare che si chiama Acqua Dolce. È qui che il 27 febbraio del 76 venne proclamata la RSDA. All'interno si trova un ritratto che raffigura il giovane Mustafa al-Wali, morto 4 mesi dopo aver fondato la Repubblica. Il suo posto venne preso dall'attuale presidente Abdelaziz. Poche settimane fa, per ricordare l'anniversario della fondazione della Repubblica, il governo in esilio della RSDA ha compiuto un gesto di buona volontà verso alcuni prigionieri che fanno parte del gruppo dei 2000 marocchini detenuti nel deserto da 25 anni. Con l'intervento della Croce Rossa Internazionale, 195 detenuti sono stati liberati e accompagnati all'aeroporto algerino di Tindouf. Alcuni di loro sono anziani e malati. Un aereo charter li ha poi trasportati ad Agadir, nel sud del Marocco. Gesti di distensione fanno bene al clima politico attuale. Lo scenario geopolitico non è più quello di 25 anni fa. Il Marocco è guidato dal giovane re Mohamed VI. L'Algeria, con i suoi problemi interni, continua ad assistere i Sahrawi mediando per una soluzione pacifica. Le Nazioni Unite hanno rinnovato il mandato all'americano James Baker per dare una svolta definitiva a questo conflitto. Intanto i Sahrawi hanno ripreso le manifestazioni di protesta. Alcuni giovani sono stati arrestati dai militari marocchini.
Seduti su grandi tappeti, tra un bicchiere di tè e un altro, i militari mostrano le mappe della zona e raccontano le storie di guerra, esprimendo la speranza di una vita normale nelle terre di origine. La capitale è la Yun, sull'Atlantico, il porto peschereccio di Dakhla e la vecchia Asmara. Sono quasi le 9 di sera. Di fronte al mio materassino, da un vecchio mobiletto di legno, spunta un televisore a colori. Giuro che questa era l'ultima cosa che potessi aspettarmi in mezzo al deserto. La sorpresa maggiore arriva quando un militare, dopo aver orientato una parabola satellitare mimetizzata, mi dice: «Ecco Rai 1». Stupito, mi rendo conto che è vero. Poi il discorso continua sull'atmosfera politica internazionale, sulla debole pressione della comunità europea e dell'Occidente, che non si rendono conto che in caso di fallimento del referendum, in quest'area potrebbe accendersi una crisi regionale con gravi conseguenze anche nel Mediterraneo. Qualcuno dice che nel 2000 si sentirà molto parlare di Sahara occidentale. Ecco le onde dell'Atlantico. Questa strada collega il Golfo di Guinea al Mediterraneo attraverso il territorio del Sahara occidentale. Dei 350.000 abitanti, quasi 200.000 vivono qui, alla Yun, la città principale. Nella zona coloniale e nel souk, tra negozietti e bancarelle, girano in maggioranza marocchini, mauritani e i Sahrawi che hanno rinunciato all'esilio e vivono come possono nei territori occupati. Qualcuno fa la spola con le vicine isole Canarie. Si vende di tutto e i prezzi sono abbastanza accessibili. Molta carne ovina e soprattutto pesce. I mercanti mauritani hanno il monopolio dell'abbigliamento e dei tessuti. Questo mercante guarda orgoglioso la TV che trasmette la replica del record mondiale dei 1500 metri detenuto da un atleta marocchino. Il Marocco si è candidato per ospitare i mondiali di calcio del 2006. Il nuovo stadio di La Yun eventualmente è già pronto. La televisione marocchina si riceve facilmente. Le numerose parabole tengono i contatti con il resto del mondo. I cellulari GSM funzionano fino al deserto. Il vento dell'Islam soffia, ma è moderato. C'è anche una piccola chiesa cattolica, ben tenuta, ma quasi sempre chiusa. In periferia si stanno costruendo nuove case, piccole e monofamiliari. Il governo marocchino favorisce nuovi insediamenti. Tra le strutture c'è questo ospedale, è nuovo e ben attrezzato. Molte donne vengono a partorire qui, lasciando spesso la tradizione di fare tutto in casa. Nel quartiere residenziale sono in aumento le ville dei ricchi, soprattutto commercianti. Uno dei problemi più importanti da risolvere è quello delle risorse idriche. Per ora si va avanti con questo moderno impianto di desalinizzazione in riva all'oceano. Nella sala operativa spiegano il funzionamento. Per i macchinari occorre molta manutenzione, ma l'acqua è di buona qualità. Così, dopo un invito a bere, anch'io faccio la prova. Nel mare i fondali sono bassi e sabbiosi e il vento costante rende la navigazione difficile. Le navi a volte si arenano. Questa resterà per sempre nella sabbia. Lungo i 1000 chilometri di costa, pescherecci locali ed europei pescano tonnellate di pesce su licenza marocchina. I camion frigoriferi poi lo trasportano lungo la transahariana verso i mercati magrebini ed europei. Su questo molo arrivano tonnellate di fosfati provenienti dalle miniere di Bucra, tra le più ricche del mondo. Il minerale viene trasportato sopra questo nastro a rulli lungo oltre 40 chilometri fino al terminal atlantico. Nei territori del Sahara occidentale si parla anche di altre ricchezze, miniere di ferro, cadmio e uranio, di giacimenti di gas e petrolio, localizzati negli anni 60 da americani e spagnoli e ancora da sfruttare. Il turismo potrà essere un'industria trainante, attrezzando le spiagge assolate 12 mesi l'anno. Dunque nel Sahara non solo sabbia.
la partita diplomatica che si sta giocando, anche se pochi lo ammettono, interessa anche queste risorse. I Sahrawi, in ogni caso, non vogliono violenze. Dicono che in caso di vittoria nel referendum, apriranno il dialogo per vivere pacificamente con i marocchini.